risorse, meno nidi. Per la prima volta da 5 anni la Banca Centrale Europea riduce il costo del denaro, ma l'inflazione fa ancora paura e quindi sarà molto prudente l'atteggiamento della BCE nei prossimi mesi. By 25 basis points. La Banca Centrale Europea taglia il costo del denaro di 25 punti base e porta il tasso principale al 4,25%. Ad annunciare l'attesa sforbiciata ai tassi di interesse è la presidente della BCE Lagarde al termine del consiglio direttivo dei banchieri centrali a Francoforte. Quello della BCE, ha però sottolineato Lagarde, sarà comunque un percorso accidentato. Ci saranno vari scossoni sulla strada dell'allentamento della stretta monetaria. Alcuni li possiamo anticipare, ma altri possono arrivare a sorpresa. In altre parole, le future mosse della Banca Centrale saranno guidate dall'andamento dell'economia e non è affatto detto che si vada a breve verso nuovi tagli, almeno finché l'inflazione non sarà sotto controllo. Decisione giusta e doverosa, era ora, dice il ministro dell'economia Giorgetti. La riduzione del tasso di interesse decisa dalla BCE trova l'Italia con previsioni di crescita aggiornate e di oggi la nuova stima dell'Istat che indica per il 2024 il traguardo dell'1% di crescita, in linea con le stime del governo e con l'impianto della manovra economica, mentre l'inflazione, lo dice ancora l'Istat, dà segni di stabilizzazione. E ora sono le imprese a chiedere di più. Positiva la decisione della BCE, anche se ancora insufficiente, ma ora le banche si adeguino, dice la CNA. Per la Federazione dei Bancari Italiani, i tassi sui mutui potrebbero calare ancora al 3,45%, una riduzione che comporterà, nel caso di un prestito immobiliare di 25 anni da 200.000 euro, ad un risparmio di quasi 62.000 euro e per acquistare a rate un'automobile da 25.000 con un finanziamento a 10 anni, il costo, sempre secondo la FABI, passerebbe da 49.000 euro a poco più di 38.000. Ben ritrovati, una giornata mista.